Me lo avete chiesto in tantissimi e finalmente è arrivato. Abbiamo il libro di anatomia! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi una recensione di un libro di anatomia. Me l'avete chiesto in tantissimi nel corso degli anni di vita di Arte per te. Un buon libro di anatomia da cui attingere informazioni, pose, movimenti e chiarimenti sulle leve del corpo. Bene, finalmente ne ho trovato uno che mi piacesse. Mi è arrivato di recente dall'editrice L'Ippocampo questo libro, Anatomia artistica, carnet di morfologia di Michel Lauricella. Penso sia Michel o Michael, non lo so, no, Michel, credo sia Michel perché si è formato a Parigi, quindi credo che sia Michel. È un libro molto bello e molto facile da fruire. L'anatomia artistica è un compendio essenziale nello studio di un artista. Quando ci approcciamo alla figurazione del corpo umano, alla raffigurazione del corpo umano, non dobbiamo solamente aver presente le forme dal punto di vista morfologico di posa, ma dobbiamo anche avere l'idea del punto di vista morfologico del mutamento in movimento di un corpo, perché molto spesso la posa non è una posa ferma, statica, gessata, ma è una posa in movimento, quindi molto spesso dobbiamo far torcere i muscoli, le carni o le ossa, lo scheletro, nella giusta direzione, nel giusto modo, con le giuste tensioni, con le giuste leve, e soprattutto dobbiamo disegnare i vari pezzi, i vari segmenti del nostro corpo con le giuste proporzioni. Bene, l'anatomia serve a questo, oltre a fornirci un substrato culturale per renderci palese quello che stiamo disegnando. Quindi se disegniamo una mano dobbiamo capire quali sono i movimenti che può fare e capire il perché possa fare quei movimenti, quali sono i legamenti, quali sono i muscoli, come è composto lo scheletro, quali segmenti compongono questo arto. E qui appunto subentra un libro di anatomia artistica. Io ho studiato anatomia artistica, fate conto che è una fondamentale di 4 anni presso tutte le Accademie di Belle Arti, ora forse sarà 5 anni, cioè io davo un esame l'anno di anatomia e il mio libro era proprio un libro di medicina più un libro di anatomia artistica molto simile a questo. Come è composto questo libro di Ippocampo? Il libro è composto con una prefazione che spiega appunto il libro stesso, un'introduzione che avvia alla lettura del corpo umano, come è composto, come bisogna imparare a disegnarlo partendo dai volumi e proseguendo poi con la definizione delle varie parti vere e proprie, e poi una distinzione tra le varie parti del corpo, testa, torso, arti superiori, arti inferiori e via discorrendo. Sentirete parlare di moltissime parole nuove, ma non vi preoccupate perché alla fine c'è un glossario della muscolatura, ecco qua, e anche all'inizio un glossario di nomi comuni e abbreviazioni che trovate sul libro. Questo libro infatti quando lo leggerete e lo studierete, qualora voleste farlo, va proprio aperto in toto e si utilizza con l'ausilio della coperta e della controcoperta come compendi essenziali del testo stesso. Mi piace moltissimo perché le tavole sono fatte molto bene, non sono delle tavole anatomiche classiche, ma sono proprio degli schizzi anatomici che potrete divertirvi ad imitare. Di solito le tavole anatomiche sono delle tavole molto mediche, molto i classici scorticati, quelli che vi ho fatto anche disegnare al corso di Arte per te, al corso di disegno che tengo su Facebook. Qui invece ci sono varie tipologie di schizzo, come vedete, che potrete divertirvi veramente a imitare, e sono compendiate da delle didascalie che vi spiegano mano a mano ciò di cui è composto quel pezzo di corpo che state facendo e magari i legamenti che
tengono insieme due parti del corpo. Mi piace anche molto il fatto che sia una sorta di manuale d'altri tempi, nel senso che è un manuale tutto in bianco e nero, tutto fatto a schizzi, e anche questi schizzi che non siano schizzi a mano perfetta, ma che siano proprio schizzi dove l'evolversi del disegno è molto chiara. Vi fa anche capire come disegnare, per disegnare un corpo umano non sia necessario andare a prendere tutti i particolari, ma magari conoscerne i segmenti e le tensioni per renderlo nel migliore dei modi. Quindi è un libro che vi consiglio perché è molto completo. È completo nelle posizioni corporee, è completo nelle visioni di ogni singolo arto. Per esempio qua c'è la mano, nel frattempo sto andando a farvi vedere qualche immagine in sovraimpressione, e soprattutto la cosa che mi è piaciuta e per cui fino ad oggi non vi avevo mai consigliato un altro libro è il fatto che è un libro molto semplice, è un libro adatto a tutti, non è necessaria una formazione universitaria per approcciarsi a questo manuale di anatomia artistica, ma è semplicemente necessaria una voglia di capire e di allenarsi a disegnare il corpo umano. Ci sono dei testi di anatomia artistica, tra i quali anche quelli su cui ho studiato io, dove veramente bisognava avere un traduttore simultaneo per capire tutti i passaggi, no? Invece questo è un libro molto immediato, è un libro molto figurativo, è un libro per lo più, ve lo sfoglio così, fatto da immagini. Quindi è un libro ad acquisizione visiva immediata, è un libro che stimola moltissimo l'apprendimento tramite memoria figurativa, tramite memoria fotografica, che per noi artisti è la memoria fondamentale. Quindi è un libro che vi consiglio, di facile utilizzo, di utile spendibilità, perché anche mentre disegno io posso magari avere un vuoto su com'è una parte del corpo o intenzione e me lo vado a cercare, e ci sono i vari esempi, quindi poi posso rapportare al mio soggetto. E soprattutto è un libro che costa poco, perché con 15,90 € avete una casistica anatomica veramente veramente ampia. Quindi un libro facile, un libro che trovate in tutte le librerie, è un libro che la casa editrice Ippocampo mette a vostra disposizione per 3 fortunati di voi. Lasciate un commento qua sotto, io sorteggerò in questa data che vedete in sovraimpressione, e dopodiché 3 fortunati di voi potranno ottenere questo libro per loro, per studiare finalmente l'anatomia artistica in maniera semplice ed efficace. Bene, lasciate quanti commenti vorrete, poi io comunicherò il vostro indirizzo alla casa editrice Ippocampo, che si farà carico lei stessa di inviarvi il testo direttamente dalla casa editrice. E di questo io li ringrazio tantissimo, ringrazio anche Ippocampo per aver contattato Arte per Te e me nello specifico per sottoporre il libro ad un eventuale giudizio, perché lo sapete, quando porto online qualcosa, lo dico sempre a chi mi contatta, lo porto online solo se mi piace. Quindi lui è qui perché dopo averlo letto mi è piaciuto, ed è un libro che vi posso raccomandare perché è un libro di accrescimento culturale in maniera semplice, come piace a me piace andare avanti step by step, in maniera molto molto semplice, ma nello stesso tempo anche rifinita e approfondita. Bene, spero di esservi stata utile, se questo video vi è piaciuto regalatemi un bel pollice in su e una condivisione sulle vostre pagine Facebook, lasciate tanti commenti qua sotto in modo da avere la possibilità di vincere. Venitemi a trovare sui miei altri canali, Ombretta e 2 con una K, i link li trovate qua in giro e qui giù nell'info box, e soprattutto venitemi a trovare sul mio Instagram, cercate appunto Arte per Te per tantissime anteprime. Bene, non mi rimane che salutarvi, spero che questo video vi sia stato utile, noi ci rivediamo sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!